Nessuna resa, ancora armi in pugno nell'acciaieria Azovstal. Il vicecomandante del battaglione Azov non se n'è andato. È lui stesso a smentire in un video la notizia di una sua fuga diffusa ieri da fonti militari russe. Nei bunker sotto l'immenso impianto siderurgico restano ancora i vertici del battaglione insieme ad un manipolo di irriducibili. Tutti gli altri soldati, circa un migliaio, si sono consegnati e adesso sono stati portati via da Mariupol e sono sotto la sorveglianza dell'esercito russo. Sulla loro sorte ancora non si sa nulla. Kiev vorrebbe riportarli a casa magari con uno scambio di prigionieri, ma Mosca parla di processi e condanne. Siamo entrati in una nuova fase della guerra, dice il presidente ucraino Zelensky, ancora più sanguinosa. L'obiettivo del Cremlino resta sempre il Donbass, dove però l'avanzata procede a rilento. Missili nella notte hanno colpito la città di Desna, vicino al confine con la Bielorussia. Ci sarebbe un numero imprecisato di vittime civili, tra queste anche diversi bambini. Bombardamenti intensi anche a Severodonetsk. Oltre 15.000 le persone, dice il governatore della regione, che vivono sottoterra nei rifugi ormai dall'inizio della guerra. E gli Stati Uniti annunciano l'invio di altri 40 miliardi di dollari in armi. Serviranno alla prima linea, dicono da Washington. Nel frattempo il presidente Biden spinge per l'ingresso nella NATO di Finlandia e Svezia, che a inizio settimana hanno formalizzato la loro richiesta di adesione. Serve però l'unanimità di tutti i paesi membri, la Turchia resta ancora contraria. In cambio del suo benestare potrebbe chiedere mano libera sugli indipendentisti curdi che Ankara considera dei terroristi. E sul fronte diplomatico, dopo settimane di gelo, si intravede qualche spiraglio di luce. Mosca torna a dirsi disposta a riprendere i negoziati con Kiev.